1944, nel pieno del conflitto, che cosa accadde ad Antonio Andolfatto? Lei abitava a Romano, come tutti gli Andolfatto che noi chiamavamo e chiamiamo tutt'oggi Baretina, nella casa vicino alla Valle Santa Felicita, dove c'erano delle polveriere. I partigiani ogni tanto facevano delle rappresaglie, colpi di mitra, arrivavano i fascisti, prendevano a caso delle persone, le portavano, le interrogavano. Quel dì toccò anche a lei. Ma tranquilla mamma, vado subito, tra un'ora so casa. Invece Antonia non rincasò. Aveva 29 anni Antonio Andolfatto, una delle due donne che riposa in questa cappella, una donna uccisa due volte. Era morta nello spirito e nel corpo, violato un mese prima di quel 2 aprile di 80 anni fa, quando i fascisti l'avevano strappata da casa per interrogarla dopo un'incursione partigiana alle polveriere in Valle Santa Felicita. Poco tempo prima ne aveva riconosciuto uno che quel giorno si vendicò. La mamma Angela la ritrovò nei boschi, sanguinante. Era stata violentata da 5 squadristi. Ma dottore, ho bisogno dell'ospedale. Insomma, lei insisteva. Angela, portemo al manicomio, a San Felice, giù a Vicenza. Un suggerimento che il medico diede per evitare nuove violenze. E poi arrivò quel 2 aprile del 44. 50 aerei della RAF colpirono per sbaglio anche il manicomio, e tra i 26 civili morti in quell'occasione, sotto le macerie del manicomio, trovarono anche il cadavere di Antonio Andolfatto dei Baretina. Il suo nome, assieme a quello di 3 fratelli, un cugino e 2 zii, è inciso su una croce che sta appunto nella casara di famiglia in località Camposolagna, a Croce dei Baretina. Non volevano essere arruolati dai fascisti, furono vittime del rastrellamento del Grappa tra il 20 e il 26 settembre 1944, trovati nella casara in cui si nascondevano. Di questi 3 ragazzi e del fidanzato, della sorella dei 3 ragazzi, vennero deportati a Dachau e morirono la primavera successiva. Il cugino venne deportato a Oberlingen, morto anche lui la primavera successiva.